Dio, cosa vuoi da me? Fammelo capire. Dammi un segno. Indicami la via. Se sapessi lavorare da sarta, quante ragazze potrei radunare? E quanto le aiuterei? Le terrei lontane dalla strada, dai pericoli, e le porterei a te, Maria. Cosa succede? Cos'è questo che vedo? Le affidi a me. Carissime sorelle, ma anche carissimi giovani e amici che ci potete vedere sul sito dell'Istituto. Con me vi saluta Madre Mazzarello. A distanza di un anno si rinnova il nostro appuntamento in questo triennio di preparazione al 150° anniversario di fondazione del nostro Istituto. L'anno scorso vi ho parlato d'Amornese e continuo oggi questo appuntamento. Quando il 5 agosto dell'anno scorso, 2019, ho aperto il triennio, non potevo immaginare neppure la bufera che avrebbe colpito il mondo intero, fino a condizionare la vita quotidiana di miliardi di persone in tutti i continenti. È stato un anno che abbiamo voluto all'insegna del grazie. E questa tonalità ha continuato, nonostante le difficoltà, i timori, il lockdown, i lutti, perché sappiamo di essere nelle mani di Dio e che ogni evento, lieto o triste, prepara l'alba di Pasqua. Per questo possiamo continuare a dire grazie. E penso che in tutte le comunità il grazie è stato costante durante tutto quest'anno. A te le affido. Come ho anticipato nella circolare numero 1000 dello scorso 24 luglio, in questo 2020-2021 ci accompagnerà la consegna A te le affido. Non solo la visione di Maria Domenica, circa 160 anni fa, ma il progetto per ogni figlia di Maria Ausiliatrice, attraverso il tempo di ciascuna figlia di Maria Ausiliatrice di oggi, di domani e anche di dopodomani. Nella circolare io vi ho proposto alcune domande
per aiutarci a riflettere, soffermarci su questa chiamata, perché ci accompagni nel quotidiano, soprattutto anche nella prospettiva del futuro capitolo generale 24esimo. A te le affido. Per Maria Domenica apparve immediatamente le ragazze di Mornese, quelle che avevano bisogno di lei, di loro, fanciulle e adolescenti, che incontrava tutti i giorni, bisognose di educazione umana e cristiana. Col tempo scoprì che avrebbe dovuto abbracciare un campo molto più ampio, fino ad altri paesi d'Europa, fino alla lontana America, fino alle bambine dei popoli indigeni che non sapeva neppure esistessero. Anche per noi può aversi il medesimo dinamismo. Vediamo le giovani e i giovani attorno a noi e siamo consapevoli che la Madonna ce le affida. Però forse non è ancora abbastanza. A te le affido. Le? Chi sono? Chi sono veramente le nuove generazioni a cui dobbiamo dare vita e vita in abbondanza? Sono quelle delle indagini sociologiche o quelli che incontriamo ogni giorno per le strade, nei social? Quelli che in questa pandemia hanno saputo mettere la propria vita a servizio con varie forme di volontariato? O quelli che sfidano il pericolo, disprezzando le misure di prudenza che servono a proteggere loro stessi e gli altri? Quelli che in qualche modo hanno potuto proseguire il proprio percorso scolastico e accademico in forma virtuale? O quelli che la scuola, l'università l'hanno perduto, forse per sempre? Non esiste una risposta univoca. Tutte queste categorie di giovani appartengono al mondo reale e ce ne sono certamente altri. Sono le giovani e i giovani che incontriamo sulle strade fisiche, su quelli digitali, di cui ci arriva notizie sulla stampa, dai social, dentro e fuori delle nostre case e opere. Tutti e tutte hanno bisogno di educazione e al tempo stesso possono collaborare per l'educazione di altri a cerchi sempre più ampi. I giovani e le giovani sono allo stesso tempo destinatari e collaboratori, per non dire corresponsabili con noi. E quello che è successo a Mornese, da Maria Domenica e Petronilla, a qualche altra figlia dell'Immacolata, alle stesse ragazze del laboratorio e dell'orfanotrofio, man mano che crescevano e decidevano di essere come Maïn,
e di restare con lei. Bornese oggi è un forte richiamo ad una comunità tutta protesa alle nuove generazioni. Non solo per inclinazione naturale delle persone che la compongono, ma perché animata da un fuoco, dal fuoco dell'amore di Dio. Qualche giorno fa chiedevo a un gruppo di ragazzi se loro vedevano qualcosa di importante da dirci a noi figli di Maria Ausiliatrice. E mi hanno detto: madre, chiedetevi chi è al centro della vostra vita. E Gesù? Sono i giovani. E se non sono loro, chi è al centro? Noi abbiamo bisogno della vostra testimonianza di felicità nella vostra consacrazione religiosa. Le attività educative fin dall'inizio avevano senso perché animate da questa aspirazione. Ogni punto d'ago sia un atto di amore di Dio. Questo fuoco dell'amore di Dio che bruciava nel cuore di Maria Domenica e delle prime sorelle. È una realtà che possiamo vivere ancora oggi. Questa dimensione mistica della nostra vita. Questa ricerca è affidata alla sensibilità carismatica e alla creatività di ogni comunità educante, animata dalle figlie di Maria Ausiliatrice, in cui i giovani e le giovani hanno un ruolo attivo e importante, quale azione apparentemente ripetitiva può diventare il luogo teologico dell'offerta a Dio per la crescita del Regno. Chiediamoci davvero, i giovani e le giovani con cui siamo in contatto, sappiamo renderle protagonisti? Sappiamo renderle attivi, generatori di vita in mezzo ad altri giovani? Sappiamo fare sentire a loro che non solo sono importanti per aiutarci, ma che sono necessari nella missione salesiana. E questo farlo sentire ad ognuno e da ognuna di questi giovani. Sappiamo che questa esperienza di essere infiammata dall'amore di Dio si vive in comunità, una casa dell'amore di Dio. Visitando il nostro mondo, ho potuto vedere all'entrata di tante case nostre, questa è la casa dell'amore di Dio. Ma è vero? E quello che ha fatto di Mornese una comunità generativa. Una comunità generativa di vita, di valori. E questo è parte essenziale del carisma. Quali caratteristiche possono permettere a chi ci avvicina
e a noi stessi. Non solo di dire, ma di fare sentire che questa è la casa dell'amore di Dio. Come possiamo continuare a realizzare il mandato di essere comunità in uscita? Una casa dell'amore di Dio non è solo questo perché si sta bene dentro. È casa dell'amore di Dio perché da lì si esce per andare all'incontro dei giovani che hanno bisogno di noi. Ma anche dove si entra? Con libertà, con semplicità, dove si trova apertura, calore, accoglienza. E questo non solo sul territorio locale dove siamo inseriti, questo è importante, ma anche in una prospettiva universale. È tutto l'istituto che è la comunità dell'amore di Dio. È l'istituto intero che è comunità in uscita. È un bel compito questo che la Madonna e Madre Mazzarello ci affidano per questo secondo anno del triennio di preparazione al 150°. Ci chiedono così di attualizzare il cammino che la nascente comunità mornesina percorse negli anni della preparazione. A noi di trovare la via per esprimerlo oggi. A te le affido di generazione in generazione, perché le giovani e i giovani siano donne e uomini permanentemente realizzate e felici fin da questa terra, perché scopriranno la ricchezza del dono di sé per amore di Dio, perché siano le sante e i santi del terzo millennio, perché ancora e sempre giovani donne sentano questo mandato come rivolto a loro personalmente e rispondano accettando di diventare pietre vive del monumento vivo a Maria Ausiliatrice. Vi auguro un buon secondo anno, lasciando risuonare nei vostri cuori, personalmente, comunitariamente e nelle comunità educanti, questa voce. A te le affido. Il Signore vi benedica. Grazie.